Sono Marta, ho 23 anni, lavoro nel campo dell'illustrazione, ho sempre fatto illustrazioni. Oggi andrò a colorare questa mia gamins. Le gamins sono i miei personaggi. Ho deciso di fare questa gamins su cartone per poterla vedere proprio nel luogo fisico dove si può muovere e vivere. Me le immagino le mie ragazzine che invadono le città, i luoghi. Utilizzerò per colorarla questi colori, che sono colori acrilici. Ho dei pennelli e dei marker tipo indelebili. Sono acrilici normali ad acqua. Sono perfetti per andare su cartone perché coprono e creano campiture piatte, come se fossero quasi fatti al computer. I tempi di asciugatura sono brevissimi, sono perfetti per poi essere ricoperti con altri colori. Le mie bambine si chiamano gamins, è un termine francese che significa monelle, ragazzine un po' pazzerelle, un po' come sono loro, come le disegno io, che se ne vanno in giro sempre nude, sempre sorridenti. Ed è un po' la mia visione di quello che dovrebbero essere le ragazze, le donne, no? Sempre felici, contente. Ho iniziato a disegnarle perché prendevo ispirazione, ho sempre letto riviste quando ero piccola e vedevo l'illustrazione di Maddalena Sisto, che era questa illustratrice sempre di ragazzine vestite tutte fashion. E da allora io ho iniziato a disegnare magari senza rendermene conto, ho preso ispirazione da loro e ho evoluto le mie gamins come sono ora. Di solito quando le devo disegnare seguo dei blog magari di moda così, da cui prendo qualche spunto su qualche accessorio, sulle cose più di moda, e poi a seconda del luogo in cui le vado a posizionare, perché spesso posiziono le mie bamboline sopra, davanti a vetrine o davanti a muri rovinati, e a seconda di quello che sono, del tipo di ragazza che idealizzo, le vesto con gli accessori. A volte c'è quella tutta tatuata, un po' così british, a volte c'è quella fashion victim, insomma, come potrebbe essere lei, bionda, che beve un calice di champagne. Non hanno la puzza sotto il naso e tutt'altro, invece si divertono e sono quello che sono liberamente, ed è quello che sarebbe bello che fossero le donne per me. Spesso i clienti mi chiedono di customizzare queste bamboline e fa un po' ridere. Magari a volte mi chiedono di vestirle come vorrebbero essere vestite loro, io lo faccio, è divertente. Si prendono un po' in giro da sole, per cui è assolutamente divertente, loro stanno al mio gioco. Spesso la maggior parte delle ispirazioni vengono proprio dalle ragazze che vedo in giro. Tutte le mie gamins sono un po' speciali perché in ognuna di loro c'è qualcosa di me, comunque c'è la mia visione positiva di quello che è ogni tipo di donna. Un po' di tempo fa ho fatto una reinterpretazione di Josephine Baquera, che è stata assolutamente divertentissima, con il gonnellino di banane. E poi alcune grandi donne del cinema come Greta Garbo, donne un po' misteriose che reinterpreto magari con invece accessori di adesso. Mi è sempre piaciuto sia nell'arte che nella fotografia come le persone, soprattutto poi gli uomini, reinterpretassero la loro visione della donna. Mi piace comunque dare anche il mio sguardo e la mia visione su quello che sono invece le donne per me. Oggi in particolare ho deciso di fare il corpo bianco perché era disegnato su cartone, per cui risaltava meglio di un rosa. Però solitamente uso tutti i colori per la pelle, ci sono le bambine nere, quelle mulatte, quelle gialle, così va a casa.